commesso un furto molto grave. È stato rubato il premio speciale di YouTube. Robby, si può sapere perché hai dei baffi? Con questi baffi sembra molto di più un poliziotto, no? Sì, certo, Robby. Mi hai strappato tutto. Dobbiamo concentrarci, poliziotto Robby. È stato commesso un furto troppo importante e grave. Ho capito, poliziotta Dani. Tutti quanti quei criminali devono andare in prigione e noi li chiuderemo perché siamo dei veri poliziotti. Solo che adesso come facciamo ad avere un altro premio speciale di YouTube? A questo non ci avevo pensato, Robby. Amici, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Se tutti quanti vi iscriverete al canale, YouTube magari ci manderà un nuovo premio speciale. Esatto, quindi correte ad iscrivervi al nostro canale. Adesso però, Dani, dobbiamo acciuffare quei criminali. E so già come fare. Basterà creare una trappola, una nuova trappola. Esatto, Robby, quindi diamoci dentro. Ecco fatto, questa sì che è una vera trappola per quei ladri. Sicuramente non riusciranno a resistere. E quello che non sanno è che noi rimarremo nascosti proprio qui vicino. E quando proveranno a prendere tutti questi soldi, noi li acciufferemo. E finiranno in prigione. Sì, presto, nascondiamoci. Lo sapevo, la mia trappola sta funzionando. Presto, dammi le manette. Robby, dovevi portarle tu le manette, non io. Come no? Non ho le manette. Ma no, ti avevo chiesto di prenderle. E come facciamo ad acciuffare tre criminali senza manette? Sei sempre il solito, ti dimentichi le cose. Adesso cosa facciamo? Loro sono tre, noi soltanto due. Non lo so, Robby, fai qualcosa. Ok, vado. Fermi tutti! Polizia! Ho delle pistole finte! Robby, cosa fai lì impalato? Corri a prenderli! Sì, vado, corro! Ma che cosa fai con quell'elefante? Aspettami! Eccoti qua, ladro! Ti ho preso! E con il peso dell'elefante adesso non puoi più scappare! Da dichiaro in arresto secondo le leggi di casa nostra! Ok, e adesso che c'è anche la mia collega poliziotta Dani, vediamo l'identità di questo ladro! Non mi avrete mai! I miei amici mi hanno rubato i soldi e in più mi libereranno, sì! Ecco, è ancora scosso per quello che è successo, a quanto pare! No! Caro mio, andrai in prigione! Adesso andiamo, verrai con noi! Mi fate male! Siamo riusciti a prendere un ladro, ma ne rimangono ancora due a piede libero, Dani! Tranquillo, Robby, lui è un loro complice, quindi saprà dirci dove si trovano i suoi amici. È vero, hai ragione. Come ti trovi in prigione, amico mio? Sono troppo stretto, voglio uscire da qui, fatemi uscire. Ah beh, allora ti faremo uscire se ci dirai dove si trovano i tuoi amici. Ah, no, no, non ve lo dirò mai, perché... Vieni un secondo qui, amico mio, vieni un secondo qui. Devi subito dove ci troviamo tutti quanti i tuoi amici, ora me lo devi dire da lì. Non ve lo dirò mai! Robby, ma che cosa fai? Non si trattano così i prigionieri! Dani, io richiedo un interrogatorio formale! Hai ragione, facciamogli questo interrogatorio! Con queste qui starai buono! E adesso vieni con noi a fare un bel interrogatorio! Su, si sieda qui! È inutile che mi mettete le manette e mi trattate in questo modo. Io e i miei amici non li tradirò mai. Vedremo. Dopo questo parlerai di certo, signor prigioniero. E ora dove sono i
amici, non ve lo dirò mai! Vai di nuovo, Robby, non è bastato! Oh, Dani, speravo che me lo dicessi! E adesso vuoi parlare? Non sento niente! Non vi dirò nulla! So io cosa fare, aspettatemi qui! Sì, Robby, vai a prendere quella cosa lì! Che succede? È andato a prendere l'agente D! L'agente D? No, no! Che cos'è l'agente D? Ora parlerai di certo con l'agente Didi Delfino! Parla! No! Non parlo! Parla, ti ho detto! No! Vai, Robby, più! Non vuoi parlare! Non parlo! È impossibile! Neanche con l'agente D parla! È davvero un osso duro! Allora, sai che ti dico, Robby? Userò la mia tecnica! La tecnica segreta di Dani! E che cos'è quest'altra cosa? Se non vuoi che ti punti la luce della verità, ti conviene parlare! No, mai! Ti ho detto parla! Parla! Ti ho detto di parlare! Dani, non penso che sia tanto bene! Forse abbiamo un po' esagerato con questo prigioniero! È stato davvero un osso duro! Vabbè, Robby, credo proprio che dobbiamo attuare un'altra delle nostre trappole. Dobbiamo pensare alla prossima trappola per quei ladri. Ben detto, Robby. Cosa? Oh no! Oh no! È il comandante Jennifer! Ogni volta che c'è quel suono significa che il comandante Jennifer è arrivato in caserma. Momento dell'addestramento da poliziotti! Sì, signor comandante Jennifer! Non ho sentito bene! Poliziotti da strapazzo! Sì, signor comandante Jennifer! Bene, se non supererete le prove da poliziotto a cui vi sottoporrò, verrete licenziati! Ok, signor comandante! Riposo! Non ci voleva proprio ora che stavamo escogitando la trappola per i ladri. Non ti preoccupare, Robby. Fare pratica sarà sempre utile per un poliziotto. Iniziamo con i test fisici. Dovrete fare 50 saltelli. 50 saltelli? Ma sono tantissimi! Muoviamoci, Robby! Ok. Saltate, saltate, dai, di più, guardate com'è, sto bene qua dentro. Non ci siamo, più energia! More passion, more passion, more energy, more energy! Non ce la faccio più! Va bene così, signor comandante! Poliziotta Dani, lei ha perso anche un elemento importante della sua divisa. Oh, oh no, come è finito il mio cappello? Eccolo qua! Guarda, sono un poliziotto! Ehi, ladri, venite qui! Ehi, ridammi poliziotto. Il mio cappello! No! Non ci posso credere! Ora questi ladri si prendono anche il gioco dei poliziotti! Passiamo al prossimo test! Prova di combattimento! Bene, cadetti! Siete voi due contro di me! Dovreste riuscire a battermi! Dani, facciamo vedere al comandante di cosa siamo capaci! Sì, Robby, andiamo! Comandante, prenda questo! Ehi, guarda che ora ti prendo! Ma io non ci credo che mi sono fatto prendere da questi due! Oh no, Dani è in difficoltà! Non ti preoccupare, adesso ci penso io! Robby, ci sei? Abbiamo vinto! No, no e no! Così non va! Non ci siamo per niente! Vediamo se l'ultimo addestramento riuscirà a mettervi in riga! Bene! Controlliamo la vostra mira! Dani, lo sai che in accademia mi chiamavano Robby il cecchino? Cecchino? Ma se ti chiamavano Robby il puzzone? Shh, nessuno la sapeva questa cosa!
Impegniamoci, Dani, dai! Uno è andato! Oh, Robby! Due è andato! Oh, anche questo è andato! Sì! I test sono finiti, ma se vorrete rimanere nel corpo della polizia, dovrete acciuffare i banditi! Buona giornata! Hai sentito, Dani? Non siamo stati licenziati! Sì, Robby, ho sentito tutto, ma se non ci inventeremo una trappola che funzioni, perderemo presto il lavoro! Tranquilla, Dani, ho già un piano in testa! Edizione speciale del TG, siamo in collegamento con il poliziotto Robby e la poliziotta Dani per aggiornamenti. Siamo qui al TG per fare un annuncio importantissimo. Questa penna USB contiene la nuova canzone di Dani e Robby, non è ancora uscita. E questa sera rimarrà totalmente incustodita, per cui chiediamo gentilmente a tutti quanti i ladri in ascolto di non rubarla. Esatto, nessuno la sorveglierà, quindi per favore non venite a rubarla. Grazie mille. Visto, poliziotto Dani? Il nostro piano ha funzionato. Sì, Robby, li abbiamo in pugno. Non appena avremo le prove che avranno preso quella penna USB con la nostra nuova canzone ancora non uscita, finiranno in prigione. Sapevo che voi ladri non avreste resistito alle bolle scoppiettanti. E adesso è arrivato il momento di andare in prigione. E adesso entra qui dentro. Ehi, piano! Che ciao. Modi. Ciao. Hanno preso pure te? Così sembra. E vai, poliziotto Robby. Ora ci manca soltanto un ladro e magari ci nomineranno poliziotti del mese. E finora catturare questi due ci è solo costato il premio YouTube, un sacco di soldi e anche la nostra nuova canzone. È vero, ma ora li abbiamo in pugno. Sì, una volta che cattureremo anche l'ultimo ladro, avremo indietro tutte quante le nostre cose. Andiamo, diamoci da fare. Sì. E voi, non vi muovete di qui. Dobbiamo escogitare un modo per uscire di qui. Ah, non ti preoccupare, Benny. Tanto quei due poliziotti sono due babbei. Usciremo di sicuro. Speriamo. Sì, sì. Poliziotta Dani, siamo pronti? Abbiamo speso tutti quanti i nostri risparmi per il sistema più all'avanguardia in assoluto di laser e anche per comprare un vero diamante rosso. Ma almeno adesso Robby non avrà speranze il ladro. E quando scatterà l'allarme? Prenderemo quel ladro. L'allarme ancora non si è scattato, poliziotto Dani. Poliziotto Robby, e se il ladro avesse superato tutti i laser? Senza toccarli, dici? Impossibile, i laser sono troppi! Io non mi fido, vado a controllare. Forse il ladro non è più un ladro. Il ladro! Robby, il ladro ha preso la cena!
Spariamogli prima che scappi! Non ho preso neanche una mossa! Anche io! Oh no! Mi scarica! Anche io ho finito i colpi! Presto, Dani, fai qualcosa! Wow, Dani! L'hai presa! Sì, ma valla a bloccare prima che scappi! Ok, vado! Ti prendo! Ti ho presa! Lasciami! Ti ho presa! No! Non mi arrabbiare! Criminale! Ormai te l'ho acciuffato! No, lasciami! Ormai è troppo tardi! No! La giustizia trionfa sempre! Alzati in piedi, criminale! Fermati! Ormai non puoi più fare nulla. Il poliziotto Robby, assieme alla poliziotta Dani, ti ha acciuffato. E ora vediamo chi è l'ultimo ladro. Cosa? Comandante Jennifer! Già, e sarei diventata ricchissima se non fosse stato per voi due. Ecco come faceva evitare tutti quei laser. Il comandante è super agile. Non ci posso credere, ci voleva ingannare! Ma tanto l'abbiamo presa e ora andrà in prigione. Ragazzi, hanno catturato anche me. Tranquilla, non ti preoccupare, abbiamo tutto sotto controllo. Fidati di noi, caro Jennifer! Siamo proprio bravissimi come poliziotti! Ti rendi conto, poliziotta Dani? Abbiamo acciuffato anche un comandante corrotto della polizia! Sicuramente adesso ci daranno una promozione! Hai proprio ragione! Siamo i poliziotti migliori che esistano! Vero? Ma qui non c'è nessuno! Oh no! Ci licenzieranno!